Bene, buonasera, io sono Carlo Pelagalli, ringrazio il dottor San Giorgi per la bellissima presentazione che ha fatto del portale di Storia e Memoria di Bologna, in cui si inserisce lo scenario delle lapidi di cui vi parlerò io. Scenario delle lapidi, beh, innanzitutto chiariamo che il portale è strutturato in scenari, è in qualche maniera un metodo per classificare le informazioni. Così c'è uno scenario dell'Ottocento, che è il lungo Ottocento, che nell'accezione nostra va dall'arrivo di Napoleone Bonaparte alla Prima Guerra Mondiale, quindi. Mi dicono che non si vede, è vero? Ok, no, no, mi danno conferma che invece si vede. Scusatemi, errore tecnico. Allora, stavo dicendo, il portale Storia e Memoria di Bologna è strutturato in scenari. Parlavo dello scenario dell'Ottocento, lo scenario della Certosa, che poi è anche il seme da cui si è sviluppata la struttura del portale stesso. C'è uno scenario sulla memoria del governo pontificio a Bologna, uno scenario sulla Prima Guerra Mondiale, uno sulla lotta di liberazione, che è quella di cui stiamo in qualche maniera celebrando la fine in questi giorni, ed infine lo scenario delle lapidi cittadine che è online dal novembre del 2018, quindi da poco più di un anno. Di che cosa si tratta? Lo scenario nasce per valorizzare un censimento fotografico fatto. Iniziato nel 1999, quindi più di 20 anni fa, noi diciamo lapidi, ma in realtà sono sia lapidi, nel vero senso della parola, quindi pietra scolpita, ma anche cartigli, iscrizioni, eccetera, eccetera, presenti nel comune di Bologna. Non sono state fotografate tutte le lapidi, ma sicuramente una buona parte. Abbiamo circa 600 lapidi documentate, una buona parte sono in latino. E una buona parte sono relativi, visto che queste lapidi sono classificate a seconda delle loro tipologie, ce n'è una buona parte che riguarda la Seconda Guerra Mondiale, circa un centinaio, direi per esattezza 99. E naturalmente una buona parte di queste 99 sono dedicate a eventi in cui hanno avuto luogo attività partigiane, diciamo propriamente per la lotta di liberazione. In realtà lo scenario delle lapidi si arricchisce anche di un lavoro che è quello su cui poi mi sono concentrato maggiormente, che riguarda la geolocalizzazione delle lapidi, cioè ogni lapide è in una via, quasi sempre anche associato al numero civico. Queste vie hanno una storia. Soprattutto i nomi delle vie hanno una storia che può essere interessante conoscere e che in qualche maniera può essere anche correlata alla storia delle lapidi stesse. La storia di queste vie è descritta anche questa nello scenario delle lapidi, per cui uno può cercare la lapide cercando la via, quindi uno cerca il nome della via e a fronte del nome di questa via trova tutte le lapidi che sono in questa via. Piuttosto che uno cerca la lapide, a fronte della lapide trova dove questa lapide è, con tanto di via e numero civico. Le informazioni sono tutte correlate, sempre attraverso il portale di Storia e Memoria di Bologna. Per capire come, farò qualche esempio, perché gli esempi sono tautologicamente esemplificativi, quindi spiegano bene di che cosa si tratta. E lo farò questi esempi portandomi in una zona di Bologna che mi è cara, che è quella del Pratello. Già Pratello, Via del Pratello, diciamo uno dei contenuti dello scenario delle lapidi che spiega da dove viene il nome Pratello, che non viene da piccolo prato come magari si potrebbe pensare a prima vista, ma viene da Peradellum, ovvero Pereto, esattamente come la Piratella di Imola, quindi luogo coltivato a Pero. Ed è
uno dei tanti esempi di odonimi, ovvero di nomi di vie, associato a specie vegetali. Nei paraggi abbiamo Frassinago e Nosadella, che anche questi fanno riferimento al frassino e agli alberi di noce. Poi si può discutere quale specie di albero, quale pianta di noce, però è come Belmeloro, altro esempio tipico di nome di via che fa riferimento a una specie vegetale. Bene, c'è una lapide particolare che non è esattamente in via del Pratello, ma è in via Pietralata, anche qui odonimo interessantissimo perché Pietralata viene dal latino petralata, quindi una larga pietra, che nessuno sa bene quale sia stata questa grande pietra che ha dato il nome della via, però sicuramente è toponimo antichissimo perché è documentato fin dall'undicesimo secolo, mentre Peradellum, il Burgus Peradelli, è documentato dal dodicesimo secolo. Quindi stiamo parlando di una delle zone più antiche di Bologna, anche se al di fuori della seconda cerchia muraria di Bologna. Detto questo, che non ha a che vedere con la lotta di liberazione, ma ha a che vedere con la storia delle vie, all'angolo in via Pietralata, all'angolo con via del Pratello, c'è una lapide che ricorda un certo numero di caduti partigiani. La lapide, che non ricorda a memoria, per cui la deve andare a leggere, dice: sotto il piombo assassino degli invasori tedeschi e dei traditori fascisti, cadevano i patrioti comunisti Giovanni Martini Paolo, vicecomandante della Settima Gap, Francesco Albertini, Giovanni Bortolani, Guerino Galetti, Sergio Minozzi, Amato Muzzi, Decimo Muzzi, Atos Ferri, contribuente, eccetera, eccetera. Quindi, e poi alla fine c'è un'aggiunta: Gloria ai caduti, Spartaco Rossi fucilato a Medicina, Alfonso Marchesini caduto a Medicina, Massimiliano Ognibene caduto a Bologna. Beh, diciamo, già in questa lapide riconosciamo Giovanni Paolo Martini. Paolo era il nome di battaglia, quindi a rigore anche nel nome della via, perché abbiamo a Bologna una via Paolo Giovanni Martini. Il Paolo dovrebbe essere messo tra apici perché era il nome di battaglia. Giovanni Martini, figlio di Gottardo Martini. L'informazione che sia figlio di Gottardo Martini la troviamo nel repertorio di tutti gli antifascisti caduti e non caduti che sono presenti dove? Sempre nel portale di Storia e Memoria di Bologna, nello scenario della lotta di liberazione. C'è il repertorio, parliamo di alcune migliaia di persone, basato sul grande lavoro che fece Nazauri e Sauro Nofri, ulteriormente arricchito in seguito, e quindi stiamo parlando di alcune migliaia di schede biografiche. E in particolare c'è la scheda biografica di Giovanni Paolo Martini, di cui apprendiamo che il padre si chiamava Gottardo. Una cosa che è interessante cercare di capire come mai in via Pietralata c'è questa lapide. La cosa certa è che questi partigiani non furono fucilati lì, non caddero lì. Quindi non è stata la zona del Pratello di via Pietralata il luogo della morte, del sacrificio di questi partigiani. Anzi, se uno va a vedere sulle schede biografiche, sempre quelle dello scenario della guerra 43-45, scopre che sono morti nei posti più disparati, qualcuno nell'Appennino vicino a Modena, qualcun altro fuori Bologna, qualcun altro a Bologna, ma lontano da qui. Insomma, nessuno è morto qui. Allora, diciamo, il ragionamento logico è pensare che questa lapide sia stata messa dagli abitanti della zona, ovvero che questi partigiani avevano le famiglie della zona del Pratello. E in effetti, dicevo che il padre di Giovanni Paolo Martini si chiamava Gottardo. Gottardo Martini è quel Gottardo Martini citato da Alessandro Cervellati in un paio, per la verità, dei suoi libri Bologna e il microscopio. Ne sono stati pubblicati quattro: Bologna e il microscopio 1, 2, 3 e 4. Alessandro Cervellati cita un Gottardo Martini che, assieme ad altri, in particolare assieme ad un altro signore che si chiamava Angelo Lamma, insegnava
nel 1900, quindi 43-44 anni prima dei fatti ricordati da questa lapide, insegnava ballo alla Filuzzi. Questa è una curiosità, oltretutto viviamo in un momento in cui è bene sdrammatizzare. Bene, e Gottardo Martini, padre di Giovanni Paolo, insegnava ballo alla Filuzzi, dove in un paio di società di ballo che erano presenti in Via del Pratello, una si chiamava Aida e l'altra si chiamava Aquila. Questo è interessante, diventa ancora più interessante quando andiamo a scoprire che in Piazza San Francesco, non lontano da qui, siamo in via Pietralata, percorriamo qualche centinaio di metri verso il centro, arriviamo in Piazza San Francesco, giriamo a destra, troviamo accanto a un bar una lapide piccolissima che ricorda un tale Amedeo Lamma caduto per la libertà. Questo Amedeo Lamma era figlio di Angelo Lamma che insegnava ballo assieme a Gottardo Martini. Anche lui, sempre in quelle due società di ballo, Aida e Aquila. Quindi vediamo un po' come le cose si correlano, naturalmente anche le informazioni su Amedeo Lamma, succinte, sono riportate nelle schede dei caduti per la guerra di liberazione. Non ci sono molte notizie su questo Amedeo Lamma, si sa solo che fu ucciso dai fascisti con un colpo di pistola, perché tutti i tentativi, questo qui me l'ho raccontato, è una testimonianza diretta, nel senso che io ho parlato con un nipote di Angelo Lamma, l'Angelo Lamma di quello compagno di ballo di Gottardo Martini, il quale mi disse che Amedeo, che era suo zio, era un uomo di una forza tremenda e tutti i tentativi che facevano i fascisti di picchiarlo finivano che venivano picchiati i fascisti. Alla fine, purtroppo, ho deciso di coparlo con un colpo di rivoltella perché altrimenti non avrebbero riusciti ad ammansirlo. Questa è la testimonianza di un parente. Ecco, lì all'angolo tra Via del Pratello e Via Pietralata, se teniamo conto che di fronte alla lapide dei caduti comunisti, però sul lato Via del Pratello c'è un'altra lapide che ricorda una benedizione della Madonna di San Luca del 1700, quindi singolare come in questo incrocio, in una zona particolarissima di Bologna, si incrociano in realtà tutte le anime di Bologna. La Bologna della Resistenza, la Bologna della Madonna di San Luca e la Bologna della Filuzzi, che sembrano cose antitetiche, ma in realtà diciamo, i fili di collegamento ci sono tutti. Ecco, una curiosità su questa lapide, io mi concentro su due o tre lapidi solo per far capire il tenore dei contenuti dello scenario delle lapidi e la possibilità di incrociare i dati, perché quello che non si trova, quello che non trovate nello scenario delle lapidi, lo trovate nello scenario del conflitto 43-45, per esempio sulle schede biografiche dei caduti, dei non caduti, nel senso che ci sono anche, ringraziando il cielo, tutti quelli che sopravvissero alla guerra. E i simpatizzanti anche, cioè quelli che magari non hanno avuto il titolo di partigiano, però insomma hanno giocato il loro ruolo. Ecco, in questa lapide è composta in realtà di due parti. C'è una parte che è sicuramente quella istituzionale, quella che fu affissa non si sa bene quando, l'anno di posa di questa lapide non è noto, però sicuramente c'è un'aggiunta perché vengono aggiunti tre nomi. E si specifica che questi ulteriori personaggi, che sono Spartaco Rossi, Alfonso Marchesini e Massimiliano Ognibeni, non sono morti lì. Si specifica che sono stati fucilati tutti e tre altrove. E questi evidentemente erano famiglie di questi tre caduti che quando hanno visto la lapide hanno protestato, dice, immagino io, però è quasi certamente così.
dicendo no, la lista non è completa, c'erano anche questi tra i partigiani della zona da ricordare. E quindi se uno va a vedere appena si potrà, appena finirà la clausura a cui siamo sottoposti, è curioso notare questi particolari che altrimenti passerebbero inosservati. C'è la lapide con l'aggiunta. Naturalmente le lapidi, la massima parte delle lapidi censite in questo scenario sono quelle del censimento fotografico del 1999. C'è tutta una serie di lapidi affisse successivamente. Molte di queste non ci sono ancora. Naturalmente al momento attuale il completamento della popolazione delle lapidi è sospeso. Come ben si comprende, qualcheduna comunque è stata aggiunta. Ne cito un caso particolare che riassume in sé sia le aggiunte successive, sia appunto il fatto di essere lapide recente. Nel 2008 è stata messa in via Caduti di Casteldevole un angolo non mi ricordo come si chiama, comunque è l'ex via della barca dove si andava al passo della barca. È stata fissa una lapide che ricorda una parte dei caduti di Casteldevole. Ricordo che l'eccidio di Casteldevole si è svolto probabilmente in tre fasi. La prima, che diciamo, ha consistito di fatto nell'annientamento della 63ª Brigata Garibaldi, in cui è morto appunto Bolero e Monaldo Calari, e 30 ottobre del 44. Dopo lo sterminio della Brigata Garibaldi, i tedeschi, capeggiati dal tristemente famoso maggiore Reder, quello che aveva appena concluso una strage a Marzabotto e poco prima un'altra strage a Ronchidosa sull'Appennino bolognese, i soldati di Reder fecero due azioni di rappresaglia: una il 30, raccattando alcuni massimamente persone anziane, alcuni civili, e un'altra rastrellando altre persone il 31. La lapide di Via Caduti di Casteldevoli in questione ricorda i massacrati civili, che oltretutto furono uccisi in maniera particolarmente crudele. Gli altri, i componenti della Brigata Garibaldi, sono ricordati in un'altra lapide più avanti nella via. Ecco, questa lapide posta nel 2008 è una di quelle aggiunte nel portale, la trovate. Ma anche questa è una storia particolare perché fu posta la lapide, ma qualcuno, che è il farmacista di Casteldevole, che allora lavorava appunto alla farmacia di Casteldevole, allora intendo dire 2008, si accorse che mancava un nominativo, che era suo nonno. E allora fu fatta un'opera di recupero storico, e la lapide oggi appare completa con l'ultimo nome, che era Filippo Montanari, trippaio di mestiere, di 48 anni, l'ultimo aggiunto in questa lapide che ricorda l'eccidio di Casteldevole. Ecco, in questa chiacchierata abbiamo tramite tre esempi stringatissimi, però abbiamo visto come si intrecciano la storia dei nomi delle vie col Burgus Peradelli e la Petralata. Volendo, per la via Caduti di Casteldevole, anche questa è una sua storia, perché la via Caduti di Casteldevole in parte era la prosecuzione di via della Barca, che era l'antica strada di Sant'Isaia, che si chiamava strada di Sant'Isaia anche fuori, anche una volta passato il Reno tramite il passo della Barca. Queste sono informazioni che sono contenute anche queste nello scenario delle lapidi. Ecco, ringrazio gli amici del Museo del Risorgimento che mi hanno permesso di fare questa chiacchierata. È una maniera per passare il tempo. Spero
Ringrazio in particolare, ne ricordo uno in maniera nominale, perché gli voglio rivolgere un caro augurio di riuscita convalescenza, che è Claudio Borgatti. E certo, stiamo vivendo un periodo stiamo ricordando la liberazione di Bologna e d'Italia, tra poco il 25 aprile. Adesso dobbiamo liberarci di un altro male, che è l'epidemia, di cui non vediamo l'ora che arrivi la fine. Ecco, per drammatizzare posso dire solo che l'unica fine che vediamo in questo momento è quella del mio intervento, col quale vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e per la pazienza dimostrata.